Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo a parlare della petrolizzazione del mare Adriatico, del progetto Ombrina Mare e del Parco della Costa Teatina. Questa mattina abbiamo ascoltato a questo proposito il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo con delega all'ambiente Mario Mazzocca, che ci ha detto la sua su quanto avvenuto anche all'interno della conferenza dei servizi, attaccato il governo Renzi e la decisione di dire sì al progetto Ombrina Mare anche contro le due leggi regionali che erano state emanate. Tra l'altro questo pomeriggio alle 15:30 ci sarà una riunione al Ministero dell'Ambiente proprio per discutere del Parco della Costa Teatina. E allora andiamo ad ascoltare insieme l'intervista realizzata da Paolo Renzetti. Più che una risposta è stata una non risposta alla testa di uno struzzo che sta cercando di andare sempre più in profondità. Noi dobbiamo stanare chi non vuole lo sviluppo sostenibile del nostro Abruzzo e soprattutto questi mezzi che sono stati utilizzati nella conclusione della conferenza dei servizi, che non esito a definire vergognosi, davvero incredibili, insomma, per chi come me si è occupato per diversi anni di conferenze dei servizi, credo che sia stato un caso più unico che raro, evidenziano un tentativo tanto scellerato quanto anche maldestro di accelerare sulla conclusione di un procedimento che ha molte falle. Sarebbero due leggi, tra l'altro, che potrebbero andare e correre in favore della Regione. Sì, per quanto ci riguarda sono due leggi che non sono state osservate. Testualmente il rappresentante del governo ha detto che non le condivide. Le leggi o si applicano o non si applicano. Uno può, anch'io non condivido talune leggi dello Stato, ma evidentemente essendo in un regime democratico io sono tenuto a rispettarle e a farle rispettare anche nel mio mandato istituzionale. Nelle prossime ore tornerete ad occuparvi anche della vicenda del Parco della Costa Teatina, ci sono delle novità? Nelle prossime ore io credo che il governo più che possa debba occuparsi della vicenda del Parco della Costa Teatina, arrivando alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua istituzione. Ripeto, del Presidente del Consiglio dei Ministri, perché la pratica, fra virgolette, è in quell'istituto, non presso il Ministero dell'Ambiente, una riunione, quella di oggi, che è stata convocata al Ministro Galletti, a cui io ovviamente non partecipo perché non la ritengo utile. E critiche a questa riunione sono arrivate anche dall'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che andiamo ad ascoltare. Io non vorrei che questo governo del PD col nuovo centrodestra, dopo che ci sta rifilando Ombrina, insomma, che procede su Ombrina contro l'Abruzzo, adesso fanno pure lo scippo il Parco della Costa Teatina, perché non si capisce a cosa serva questa riunione in cui è invitato l'ex ministro Lupi, un ex parlamentare napoletano del PDL vicino a Marcello Dell'Utri, ora che poi è diventato segretario di Lupi, e non è invitato il commissario che ha già consegnato la perimetrazione. In base alla legge adesso ci dovrebbe essere il decreto del governo, anzi ci doveva già essere, quindi non si capisce a cosa serva questa riunione e che manovre ci siano in campo. Io credo la sensazione che ci sono manovre in campo perché c'è chi ha molti interessi nel cementificare le aree del Parco della Costa Teatina, non rendendosi conto che così forse si può fare qualche buon affare, ma poi si perdono quelle caratteristiche per cui quella zona oggi ha un'altissima valenza e potenzialità turistica e sulla quale si stanno concentrando investimenti. Vedremo allora cosa accadrà all'interno di questa riunione, alla quale partecipa anche il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca, perché si è conclusa a lieto fine la scomparsa del 14enne di Montesilvano, Alessandro Sessa, scomparso da 3 giorni senza dare più sue notizie alla famiglia. L'appello dei genitori aveva fatto il giro della rete e dei mezzi di comunicazione, subito
Erano scattate le ricerche da parte dei carabinieri. Secondo le prime notizie, il giovane studente del liceo Delfico, per problemi legati al suo andamento scolastico e alla scuola, si sarebbe allontanato volontariamente per paura dei rimproveri da parte dei genitori. Gli stessi genitori di Alessandro Sessa hanno potuto riabbracciare il proprio figlio nella tarda mattinata all'interno della caserma dei carabinieri di Montesilvano. Andiamo avanti, adesso ci occupiamo dell'Aquila e arriva una richiesta forte da parte della senatrice democratica Stefania Pezzopane, che è indirizzata al prefetto dell'Aquila Francesco Alecci dopo le ultime inchieste sulla ricostruzione che hanno un po' sconvolto la città. Andiamo a vedere insieme il servizio di Daniela Rosone. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane chiede al prefetto dell'Aquila Francesco Alecci di convocare un tavolo sulla legalità. Questo dopo le recenti inchieste della magistratura. La Pezzopane ha già presentato in Senato un disegno di legge, ma con i ministri Alfano ed Orlando afferma bisognerà condividere altre norme e atti ancora necessari per completare la ricostruzione, in modo che il malaffare sia tenuto lontano. Con l'ultimo decreto antilocali, ricorda la Pezzopane, sono state inserite già alcune proposte in tal senso, come ad esempio l'obbligo di autocertificazione antimafia appena la nullità dei contratti per le imprese e i professionisti impegnati nella ricostruzione privata, come le norme più severe, il limite del 30% per i subappalti, come la tracciabilità dei flussi finanziari, con la possibilità per la Corte dei Conti di fare delle verifiche a campione anche attraverso la Guardia di Finanza. Alcuni emendamenti della Pezzopane, in realtà indirizzati proprio in questo senso, sono stati già bocciati, poiché il ministro Alfano ritenne allora di non dover sovraccaricare troppo le prefetture. Per questo la senatrice Dem si rivolge direttamente al prefetto dell'Aquila Alecci, poiché le questioni venute fuori negli ultimi giorni, dice, fanno emergere la necessità di inserire altre norme che possano garantire trasparenza e legalità. E come abbiamo detto, le inchieste sconvolgono e scuotono la città dell'Aquila. Tangenti e mazzette circolano tra lo sdegno degli aquilani e della parte politica, che comunque ha il dovere di vigilare meglio. Il servizio di Daniela Braccani. Mentre il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente si dice nauseato e la senatrice Stefania Pezzopane chiede di istituire un tavolo sulla legalità, la nuova bufera giudiziaria sugli affari tra amministratori comunali e imprese della ricostruzione genera un altro scossone forte a danno di una città che non ne può più di un magna magna spudorato e di un giro di mazzette di cui, oltre alle inchieste finite alla ribalta delle cronache, tutti sanno e tutti parlano. L'inchiesta del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, che ha portato agli arresti dell'ex vice sindaco e assessore all'urbanistica Roberto Riga e di Massimo Mancini, imprenditore edile e vicepresidente dell'Aquila Calcio, e poi Paolo Aielli, ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, indagato a piede libero per abuso d'ufficio in concorso con l'allora dirigente del settore ricostruzione privata del comune dell'Aquila, Vittorio Fabrizi, getta un velo d'ombra sull'intera gestione dei fondi del post terremoto all'Aquila da parte di tutti gli enti pubblici che a vario titolo avrebbero dovuto vigilare più e meglio anche in nome delle vittime. Palazzo Fibbioni trema ancora sull'onda d'urto del terremoto giudiziario sulla ricostruzione privata, la fetta più ricca del post-sisma, perché prevede la quota maggiore dei finanziamenti statali e la più ambita a causa delle modalità di affidamento diretto alle imprese di commesse spesso milionarie. Al centro dell'inchiesta l'appalto ultramilionario, 28 milioni di euro, per la ristrutturazione dell'opera salesiana Don Bosco. Il punto di partenza dell'inchiesta, come evidenziato dalle indagini, è stato proprio l'intervento per realizzare una nuova sala riunioni per i giovani nell'oratorio di via Don Bosco. Al centro dell'inchiesta un giro di mazzette che nel caso di Mancini si sarebbe evidenziata con un affitto gonfiato di un appartamento di proprietà della moglie di Riga. Per corruzione sono indagati anche due imprenditori locali che operano nel settore edile, Simone Lorenzini e Sandro Martini, per i quali è stata disposta la misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio d'impresa per il periodo di un mese. La procura dell'Aquila avrebbe scovato auto di lusso prese da Riga attraverso un assegno considerato pure questo corruttivo di un altro imprenditore che aveva numerose commesse. Infine vengono contestati altri versamenti definiti prestiti dagli indagati ma mai restituiti. La ricostruzione privata merita grande attenzione perché è caratterizzata da una
carenza normativa e perché è in questa che si concentra gran parte del flusso economico. Queste le parole del procuratore Cardella, mentre per il capo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, Sergio Aloia, l'inchiesta dimostra che il settore della ricostruzione privata è particolarmente esposto a fenomeni di malversazioni, episodi corruttivi e di frode, quindi la Guardia deve essere sempre molto alta. E questa mattina a Pescara, cambiando argomento, si è ricordato l'anniversario, il 12° anniversario della strage di Nassiriya, in cui morirono 19 italiani e 9 iracheni. Il servizio. Importante non dimenticare, oggi c'è stata questa cerimonia semplice e sobria per ricordare le vittime della strage di Nassiriya. Eh sì, 12 anni fa appunto a Nassiriya c'è un attentato contro una caserma dei carabinieri e muoiono 19 persone, soldati ma anche civili che stavano lì facendo il loro lavoro in una operazione di peacekeeping, come si dice, cioè in cui l'Italia giunge in territori stranieri e porta aiuto, solidarietà, il made in Italy migliore in una parola. E ricordo di persone che hanno perso la vita per lo Stato e l'idea che la memoria vada perpetuata. La sua amministrazione, voi avete voluto in questi mesi ricordare più volte e in diverse cerimonie alcune stragi che erano state dimenticate, che hanno coinvolto anche indirettamente la nostra regione. Vabbè, ma diciamo, su Nassiriya devo dire che c'è un fronte memoriale molto forte, nel senso che anche negli scorsi anni, con successo, diciamo, con cerimonie più o meno lunghe, più o meno breve, ma si è sempre ricordato questo passaggio, perché comunque esiste un mondo, quello dell'associazionismo combattentistico, che è certamente molto attento a tutto questo. Però ripeto, non leggerei la vicenda come parte dell'universo militare, ma come un valore per l'intera cittadinanza. Restiamo a Pescara, adesso andiamo in comune. 5 proposte per cambiare il Consiglio Comunale arrivano dal Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle presenta 5 proposte per rivoluzionare il Consiglio Comunale di Pescara. Il perché di questa iniziativa? Riteniamo che sia necessario appunto rispondere alla maggioranza di centrosinistra, che ha evitato la discussione nello scorso Consiglio Comunale sul conferimento dei gettoni ai consiglieri, e siccome appunto la motivazione ufficiale è proprio quella di dover ridiscutere e avere una maggiore partecipazione e la di proposte, appunto siamo usciti con questo pacchetto che abbiamo definito Open Consiglio, con ben 5 proposte che riguardano le commissioni e il Consiglio Comunale. Allora, innanzitutto diciamo che proponiamo che il gettone venga conferito con il 90%, solo dopo il 90% appunto dell'effettiva presenza del consigliere nella commissione. Per quanto riguarda il consiglio, che anch'esso deve essere in qualche modo regolamentato per legge, chiediamo o i 2/3 della presenza in consiglio o almeno un'ora, anche se non continuativa. Abbiamo poi chiediamo appunto di sollecitare l'attivazione di una mozione già approvata, che è Open Municipio, che permette quindi ai cittadini di riuscire direttamente a collegarsi online e verificare con i propri occhi l'attività del consigliere, quindi quanta presenza ha nelle commissioni e nei consigli, quante mozioni e interrogazioni produce, quindi un'attività di trasparenza estrema. E infine proponiamo appunto la messa in streaming delle commissioni consigliari, che sono già tutte pubbliche, ma che non vedono un'effettiva partecipazione della cittadinanza. E infine abbiamo fatto una proposta di deliberazione protocollata settembre, ancora non discussa, che propone il question time del cittadino, quindi i cittadini potranno direttamente in consiglio comunale fare delle interrogazioni a assessori, presidente del consiglio e presidenti delle commissioni. A Teramo l'associazione dei disabili Carrozzine Determinate è tornata a manifestare. Questa volta il giro in carrozzina lo hanno fatto gli amministratori e lo ha fatto il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Vediamo tutto quello che appunto
appunto consente la propria autonomia e poter girare comodamente in una città. Dopo i giornalisti teramani è stata la volta degli amministratori del capoluogo aprutino che per iniziativa dell'associazione Carrozzine Determinate hanno potuto provare le difficoltà che incontrano i disabili ogni giorno nel muoversi attraverso le nostre città, piene di ostacoli e barriere architettoniche che a bordo di una carrozzina diventano insormontabili. L'iniziativa che l'associazione abruzzese dei disabili ha chiamato Passeggiata Empatica ha preso il via dalla centralissima Piazza Martiri per poi spostarsi in altre vie della città ed è stato possibile verificare quanto sia difficoltosa, per non dire impossibile, l'accessibilità ad alcune strutture pubbliche o aperte al pubblico. È un'esperienza positiva che ti fa anche rendere conto anche di situazioni che tu magari nella quotidianità della tua esperienza di vita non riesci a cogliere, perché un conto è vivere e poter camminare con le proprie gambe e un conto è doverlo fare con una carrozzella, e molte volte anche, come dire, la vita frenetica quotidiana non ci dà la possibilità di fermarci a riflettere su aspetti che sembrano scontati ma che poi non lo sono. Sul Consiglio Comunale ho già dato a disposizione al Presidente del Consiglio di inserire possibilmente alla prima data utile un Consiglio Comunale, se non straordinario anche ordinario, dove parlare e affrontare questi punti. Non cambia niente, l'importante è che si faccia il Consiglio Comunale e poi dobbiamo fare la corsa alle risorse. Abbiamo visto che il sindaco, insomma, si è dato subito da fare, abbiamo trovato la pedana, insomma, come abbiamo potuto verificare bastava, insomma, 2 euro di asfalto per risolvere un problema gravissimo di diritti umani, perché se una persona non può entrare in comune viola proprio i diritti umani, la privacy e discrimina le persone. Vogliamo far vedere al sindaco che purtroppo non è possibile entrare in un negozio, non è possibile andare alle politiche sociali, non è possibile nemmeno prendersi un caffè in Santa Pace al bar perché per esempio mancano i servizi igienici. Insomma, vogliamo cercare di far capire da oggi e mi sembra che il sindaco ha anche recepito questo consiglio straordinario, quindi siamo anche soddisfatti. Naturalmente però poi alle parole dobbiamo passare i fatti. Restiamo a Teramo, trovata l'intesa per l'Istituto Braga, grazie alla disponibilità del dirigente Volpini, del Consiglio d'Istituto e degli stessi studenti. L'Istituto Musicale Superiore Teramano entro fine novembre si trasferirà nei locali dell'Istituto Comi in Viale Bovio. Il Braga rimarrà lì per 4 mesi per poi essere accolto probabilmente all'interno della Scuola Media Molinari di Teramo, che diventerà la sede in attesa che quella storica di Piazza Verdi, che vediamo nelle immagini, venga adeguata. I 70 studenti del Comi entro fine novembre invece si trasferiranno all'interno del Pascal di Via Cona. Restiamo ancora nel Teramano perché la ASL di Teramo ha presentato una campagna di prevenzione contro i tumori al colon, alla mammella e all'utero. Vediamo. Quando vi arriva la lettera dell'ASL con un appuntamento per lo screening, accettate. L'esame è gratuito e abbatte le liste d'attesa. Per ogni dubbio chiamate il numero verde, anche se la lettera non vi arriva. La vostra salute è una mia responsabilità e io ve lo garantisco. Si chiama screening e salva la vita. Lo screening salva la vita è lo slogan della campagna lanciata ieri mattina nella sala convegni dell'ospedale Mazzini di Teramo dall'azienda sanitaria locale. Lo spot presentato durante l'incontro vede 5 sindaci protagonisti nella duplice veste di donna e rappresentanti delle istituzioni. Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella del Tronto, Tonia Piccioni di Alba Adriatica, Rosanna De Antonis di Castel Castagna, Alessandra Lucia Ricchi di Tortoreto e Silvia D'Agostino, commissario prefettizio di Pietracamela. La campagna della ASL punta ad una maggiore sensibilizzazione sul controllo e la prevenzione dei tumori al colon, alla mammella e all'utero, 3 dei principali killer tra le forme tumorali, ma tutte malattie che possono essere prevenute e combattute con una diagnosi preventiva, organizzata e a basso costo rispetto alle cure. L'obiettivo è alzare l'adesione allo screening che, dati al 31 ottobre, registra discrete percentuali per la mammella e l'utero, rispettivamente 43% e 37,5%, denunciando tuttavia un dato assolutamente modesto per quanto riguarda la prevenzione per il colon retto, 7,9%. Abbiamo avuto in passato dei risultati deludenti anche sulla risposta allo screening, alla chiamata per lo screening, in parte anche per colpe nostre. Oggi vogliamo cercare di migliorare e con questo spot fatto con le donne che oggi rappresentano i ruoli istituzionali nella provincia di Teramo e quindi anche nella ASL di Teramo, e cioè i sindaci, le sindache donne, crediamo in qualche misura anche di colpire, di sensibilizzare
le persone, il cittadino che guarda questo spot e che in qualche misura forse riuscirà a comprendere un po' meglio che lo spot a volte salva la vita. Si chiama screening e salva la vita. Cambiamo argomento, andiamo a Chieti, inaugurata l'Aula Verde dell'Istituto Comprensivo 3 di Via Pescara, un progetto che vuole avviare i ragazzi al contatto con la natura e le buone pratiche ecologiche. Il nostro orto didattico, che è nato 5 anni fa, nell'ambito del progetto Slow Food Orto in Condotta, è l'unico orto a livello regionale, l'unico orto scolastico riconosciuto da Slow Food. L'iniziativa nasce dall'idea di un'americana che si chiama Alice Waters, che nel 2004 ha inaugurato il primo giardino didattico, primo orto didattico, ed è attualmente vicepresidente internazionale di Slow Food. E noi, la nostra idea era di trasformare quest'area di pertinenza esterna della scuola, questo giardino, in uno spazio fruibile dal punto di vista didattico. Ci siamo qui ad inaugurare la nostra aula verde, un'aula creata proprio dai genitori, dove i ragazzi, i bambini della scuola potranno svolgere attività di lettura animata, ma anche e soprattutto attività legate proprio all'ambiente, quindi all'educazione ambientale. Ci siamo molto ispirati ai documenti di politica educativa dell'Unione Europea. C'è anche il nostro nonno Mario Marinelli, che è il nonno ortolano, che in questi 10 anni ci ha aiutato a realizzare il nostro orto didattico, che tra l'altro è fertilizzato con gli scarti vegetali crudi della nostra mensa scolastica. Il 14 e 15 novembre a Poggiumbricchio di Crognaleto, in provincia di Teramo, torna Tuber Magnatum, la fiera dedicata al tartufo bianco. Un'occasione che portiamo a sistema per la seconda volta grazie alla grande euforia, alla grande partecipazione della Prologo di Poggiumbricchio e poi al supporto delle istituzioni, da prima il GAL che insomma in qualche maniera fa rientrare questo programma nel PSR e poi ovviamente il BIM e l'amministrazione comunale che crede in questo rispolvero di questo nobile prodotto, il tartufo bianco. L'obiettivo del sindaco, dell'amministrazione, è fare in modo che questo bene venga documentato nel centro Italia, nell'Abruzzo, nella provincia di Teramo, nel comune di Crognaleto, a Poggiumbricchio. Non leghiamo solo il momento dell'arte culinaria e della bellezza, insomma, della partecipazione. Facciamo un laboratorio di pensiero. A me piace tanto lanciare questo messaggio perché costruiamo un qualcosa per il territorio. Quest'anno abbiamo delle autorevoli menti delle scienze politiche, il professor Giannino dall'Accademia di Firenze, insomma, che ci dirà quale può essere il valore del prodotto del bosco e del sottobosco. L'idea quindi è quella di creare anche un reddito, una realtà permanente in paese affinché la montagna non rimanga uno spettro solitario tra i lupi. La festa del Tuber Magnatum, giunta oggi alla seconda edizione, si svolgerà sabato 14 e domenica 15 novembre. Sabato si svolgerà sia a pranzo che a cena, mentre domenica si svolgerà esclusivamente a pranzo, un pranzo lungo che parte dalla mattina con la colazione contadina e arriva diciamo al crepuscolo. Ci saranno inoltre delle mostre d'artigianato antico, ci saranno delle escursioni al piano del monte, che è la montagna sopra il paese, sopra al borgo di Poggiumbricchio, più altre numerose sorprese che vi invito a venire a visitare. E adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B. Andiamo a vedere insieme gli arbitri della 13ª giornata del campionato cadetto, in particolare le designazioni che riguardano le abruzzesi. Al Senigallia, Como Pescara sarà diretta da Francesco Paolo Saia di Palermo. La sfida tra Virtus Lanciano e Crotone sarà diretta da Federico Lapenna di Roma. E adesso parliamo del Pescara. Proseguono gli allenamenti in casa biancazzurra in vista del match di Como, attualmente relegato all'ultimo posto in graduatoria. Sono tante le defezioni in casa Pescara. Oltre ai nazionali Mandragora, Verre e Memusciai, non ci sarà Fornasie, squalificato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Ternana. La blacklist va ad aggiungersi anche Bunozza, che lamenta fastidi al ginocchio. Noi adesso invece andiamo ad ascoltare il difensore Zampano. Comunque bisogna vedere la partita dopo partita. Noi comunque siamo una squadra giovane e dobbiamo capire, secondo me, che comunque il campionato di Serie B non è soltanto fatto da fattori tecnici, comunque da individualità,
ma anche da tipo temperamento, dall'agonismo che ci mettiamo in campo. Infatti contro la Ternana proprio all'inizio partita non è che siamo partiti benissimo, poi dopo comunque l'espulsione che manco c'era e secondo me poi non l'ho rivista e poteva andare meglio la partita. No, sicuramente le squadre tra virgolette piccole che vengono qua comunque si chiudono tutti dietro perché facciamo fatica a far gioco, cioè loro si mettono 11 dietro ed è normale che fai un po' fatica, mentre magari contro il Cagliari, come si è visto che abbiamo vinto anche 1-0, hanno fatto una gran partita, è più diciamo, cioè riusciamo a esprimere il nostro meglio. Dobbiamo cercare di adattarci come tipo contro la Ternana, Novara, a delle squadre così che loro si chiudono, cerchiamo di adattarci loro, al loro gioco, a magari correre di più, a lottare su ogni pallone che magari non abbiamo fatto. Sono venuto qua per cercare di salire col Pescara comunque. Io con i miei compagni ce l'eneamo bene in settimana, poi se ti alleni bene in settimana comunque il sabato dai il meglio di te stesso. Io sono contento a livello personale, però come squadra le ultime due partite abbiamo perso, quindi non posso essere contento. Io comunque secondo me devo iniziare a calciare un po' di più quando arrivo sul fondo e niente, preferisco comunque fare gli assist, magari la padula così, che sono sicuro che riesci a metterla dentro, dai. Adesso scendiamo in Lega Pro e ci occupiamo della partita di Coppa Italia tra Teramo e Lupa Castelli Romani, partita finita 2-1 dopo i supplementari. Il servizio di Andrea Costantini con le interviste realizzate da Jacopo Forcella. Il Teramo accede al terzo turno della Coppa Italia di Lega Pro dopo aver eliminato la Lupa Castelli Romani. L'epilogo ai tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano chiusi sull'1-1, buon galoppo per i biancorossi, in campo tante seconde linee e giocatori poco impiegati in campionato. Tra i titolari Calvano e Lenoci, per loro solo 45 minuti, partita intera per Dorazio, Di Paolo Antonio e Perrotta, quest'ultimo fermato per 3 giornate in campionato. Vivarini ha regalato una vetrina ai giovani Cerquetti e Troiani, titolari, e nel secondo tempo anche ai baby Tini, Fratangeli e Calderaro. Tanti giovani anche per la squadra laziale, che ad inizio settimana ha esonerato il tecnico Giorgio Galluzzo in attesa del sostituto. In panchina c'è il collaboratore tecnico Cioci. Si inizia con una nebbia minacciosa ma che si diraderà nel corso dei minuti. Primo tempo discreto, ma è nella ripresa che arriva il botta e risposta. Al settimo è l'ex anconetano Morbidelli a sbloccare il punteggio di forza in mischia. Neanche un minuto che il diavolo pareggia con una bella staffilata di Antonio Palma. Nel finale la Lupa resta in 10 per l'infortunio di Crescenzo a cambi esauriti e il Teramo per poco non ne approfitta a cavallo del 90esimo. Gran palo di Dorazio, poi grande opportunità per Palma, bravo l'estremo Tassi. Quindi un altro legno di Di Paolo Antonio che rinvia il verdetto ai tempi supplementari. Lorenzo Paolucci ci prova al secondo minuto, ma è al nono che trova il destro preciso nell'angolo per il 2-1 che non muterà nonostante il diavolo usufruisca di altre opportunità negate però dalla bravura del portiere laziale. Palma, possiamo dire che il turno il Teramo lo passa grazie alla B2, Palma Paolucci. Sì, diciamo di sì, dai, viviamo anche insieme, quindi è una doppia gioia, dai, perché condividiamo tanto insieme e siamo diventati grandi amici, quindi è bello che entrambi abbiamo fatto gol e abbiamo gioito. Bel gol è il tuo, arrivato subito dopo il vantaggio ospite. Sì, sì, diciamo meno male, così abbiamo ripreso subito la partita e abbiamo continuato, dopo il mio gol abbiamo continuato a giocare bene e abbiamo meritato la vittoria. Magari anche prima dei supplementari meritavamo una vittoria, però è venuta ai supplementari e ci prendiamo questa vittoria, andiamo avanti, siamo molto contenti. Senti, di solito la Coppa Italia si dice che è più un intralcio in vista del campionato, però per chi gioca meno in fondo non è così. No, assolutamente, anzi io l'aspettavo da tanto perché comunque è un'opportunità per mettermi in mostra e per mettere minuti nelle gambe. Adesso ci occupiamo di calcio a 5, buona la prima per il Pescara nell'Elite Round del gruppo della UEFA Futsal Cup. I ragazzi di Colini battono all'esordio per 2-0 con le reti nel primo tempo di Calderoli e Rescia. I macedoni dello Zelerec Skopje stasera, seconda gara per il Pescara che affronterà i campioni del Belgio dell'Halle Goik alle 20. La formazione belga che annovera tra le fila vecchie conoscenze del nostro calcio a 5 come Manfroi e Teixeira. Il servizio di Antonio Recanati.
Mister Colini, come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. È metà no, sono tre partite, tutte decisive, basta solo la prima. Credo che non abbiamo giocato bene, abbiamo fatto a tratti bene e abbiamo, direi, non chiuso la partita in almeno due o tre occasioni per andarci pure leggeri. E poi alla fine è inevitabile che soffri 3-4 minuti col portiere. Meno male che siamo riusciti a tenere in porta e a portare a casa i primi tre punti. Adesso vediamo domani che succede alle 6, alle 5 e mezza e poi noi la sera decisi contro i belgi per cercare di fare la seconda vittoria che ci porterebbe molto vicini alla qualificazione, speriamo. Insomma, si era partiti bene, due gol subito, poi oltre 40 conclusioni in porta, alla fine si soffre, è chiaro. Si soffre, certo, purtroppo noi non siamo una squadra col killer instinct, l'abbiamo visto anche in campionato, ci manca qualcosa e cercheremo di migliorare su questo perché la squadra fa volume di gioco sia in possesso e sia come pressione, però non puoi avere 10, 12, 13 palle gol e poi non fare gol e magari ne prendi uno che loro potevano segnare con due contropiedi davanti al portiere, uno al primo tempo e due nel secondo tempo, quindi ci ha detto anche bene, dai. E la SD Pescara rende noto che devolverà l'intero incasso delle partite della UEFA Futsal Cup in svolgimento in questi giorni al Pala Giovanni Paolo II di Pescara all'associazione Onlus di volontariato Iside. Questa associazione nasce in difesa delle donne contro la violenza per poi trasformarsi nel tempo a difesa dei diritti umani. E adesso parliamo di una bella iniziativa della Virtus Lanciano della Lega di Serie B nel carcere Frentano, una partita davvero speciale giocata dai padri che sono detenuti. Vediamo. Maglie ufficiali della Virtus Lanciano sulle spalle, scarpette chiodate ai piedi, gli ultimi consigli di Capitan Mammarella e poi il calcio d'inizio alla gara. Il campetto in terra battuta della casa circondariale di Lanciano per un giorno è stato uno stadio di Serie B per l'iniziativa voluta dalla Lega della Cadetteria che sta sostenendo, assieme alle squadre che militano nel campionato, l'associazione Bambini Senza Sbarre Onlus per dare il diritto ai ragazzi di essere figli anche se il proprio genitore sta pagando il suo debito con la giustizia. Sono stati tanti, infatti, i bambini a bordo campo che hanno visto il loro papà giocare a calcio, un momento in cui barriere e muri sono crollati. Maria Lucia Avantaggiati, direttore della casa circondariale di Lanciano. Creiamo una serie di opportunità per i nostri ospiti, per i detenuti, di reinserimento sociale, allo scopo appunto di farli rientrare in società in maniera con delle opportunità di riflessione in più. Un'iniziativa, credo, bella, che la Lega ha voluto comunque condividere con noi ragazzi e credo che non ci sia modo migliore per queste persone che comunque magari attraversano un momento difficile della loro vita, avere comunque accanto e dare la possibilità ai propri figli di fargli vedere che nelle difficoltà comunque riescono a vivere una vita dignitosa, ecco. Penso comunque sia un'iniziativa importante aggregare i bambini e i loro genitori e farli ritrovare, dargli serenità, comunque far vedere che i genitori stiano bene. Poi per noi è sempre un piacere venire a trovare questi ragazzi e comunque secondo me nella loro vita meritano un'altra opportunità, che bene o male meritano tutti delle opportunità nella vita. Non ci sono altri aggiornamenti, la prima edizione del TG6 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19 e tra pochissimo alle 14.45 il TG6 L'Aquila. Grazie per averci seguito e buona giornata.